Semaforo rosso, nessuna sorpresa. Tra le ripescate dell'eccellenza della Serie D, non ci sono pugliesi tra le quattro, non c'è il Bisceglie. È stata un'ulteriore botta estremamente surreale perché speravamo tantissimo. Non è mai successo, anche vedendo un attimino gli anni passati, che non ci fossero altri innesti oltre alle quattro che non si sono iscritte. Considera che c'erano altre 10 società che erano in bilico e che non avevano presentato nei termini giusti tutto quello che serviva, quindi la speranza era forte. Fine della storia? Non ancora. Il Bisceglie non si arrende. Il ricorso comunque va fatto. Se mi chiedi quale potrà essere l'esito, è una sfera di cristallo che io non ho. È chiaro che ci mettiamo sicuramente nelle mani di chi analizzerà le questioni. Quello che io vi posso dire è che noi siamo la prima delle escluse, insomma, quindi sicuramente se ci sarà una finestra che si apre, noi stiamo all'interno. Parallelamente però c'è la necessità di lavorare sulla programmazione della nuova stagione. Questa mattina intanto il Bisceglie ha ufficializzato il nuovo tecnico Giuseppe Scaringella, reduce dalla positiva esperienza alla Fidelisandria, prima da secondo, poi da primo allenatore. Le chiavi del mercato invece sono state affidate a Dario Di Giacomo ex Termoli. Certe le conferme di Stefanini e Mangialardi in mezzo al campo. I tifosi, inutile nasconderlo, si aspettano un campionato d'alta classifica. L'anno scorso l'abbiamo fatto, purtroppo sappiamo come è andata a finire. Noi o facciamo le cose per bene, facciamo d'alta classifica, oppure non ha senso farle, insomma. Chiaro che i tifosi, capisco il loro risentimento, il loro rancore, devono avere anche un po' di pazienza. In questi casi qualcun altro avrebbe già abbandonato la barca, ma devo dire che noi non ci siamo mai sottratti al nulla, abbiamo investito, continueremo ad investire sicuramente a questa comunità che si merita decisamente qualcosa di più, daremo quello che si aspetta, insomma. Poi è chiaro, il pallone è tondo.